Non è molto facile presentare la dottoressa Nosal, perché pur essendo giovanissima già vanta un'esperienza veramente molto molto interessante, soprattutto devo dire mi ha stupito un curriculum con un'esperienza in molti paesi, quindi ci può rappresentare, oltre che la situazione italiana e quella svizzera ci interessa, anche dei casi riferiti alla legislazione americana, avendo avuto un'esperienza anche in Colorado. A questo proposito è un tema, quello dei minori, che io, a me personalmente sta molto a cuore. Io devo dire che rimango sempre sbalordito come, devo dire da questo punto di vista, più in Italia che in Svizzera, noi ci troviamo sempre più di frequente a vedere dei ragazzi che molto giovani praticano l'accattonaggio. Quindi mi rendo conto che pur essendoci l'obbligo scolastico, pur essendoci strutture, servizi sanitari, sociosanitari che dovrebbero sopperire alle carenze delle famiglie, tutto il resto in Italia i minori sono ancora per certi versi lasciati, poco considerati, e questo mi dispiace molto perché rappresentano comunque lo sviluppo di ogni paese, di ogni civiltà. Chi non tutela i propri minori è chiaro che è un paese che non è destinato ad avere un lungo futuro. Ma a questo proposito ti prego, ricomincia tu a descriverci la situazione in Italia, così drammatica come l'ho fatta io, spero un po' meno peggio, e poi confronto con la Svizzera e se poi anche quei casi americani che ti saranno capitati. Certamente, grazie mille, grazie a tutti. Scusi, se posso fare una sera interrompo. Certo. Io ho notato questo, che mentre parliamo di famiglia e non parliamo di istituzione, quindi è ancora più a monte la mia considerazione, che la famiglia svizzera tende a far uscire ragazzi in età abbastanza giovane, mentre qua in Italia si tende a far arrivare in famiglia per poi in un certo senso essere controllato. Non so fino a che punto con i risultati che vediamo. Ecco, la differenza se non è a monte, non so se mi sbaglio. Sicuramente è una considerazione molto interessante. Poi ho preparato anche una slide con alcuni dati interessanti sotto il profilo quantitativo della tipologia di reati che vengono commessi in Italia e in Svizzera, che dà spunti appunto interessanti sotto il profilo familiare e anche per comparare la criminalità minorile di ragazzi del posto e di ragazzi stranieri. Ragazzi stranieri intendiamo immigrati, per essere un termine molto attuale. Anche sì, non necessariamente irregolari, anche diciamo figli di genitori immigrati, non comunque con cittadinanza. E si può anticipare che sia in Italia che in Svizzera sono intorno alla metà, esattamente più o meno il 50% dei ragazzi che delinquono sono stranieri, quindi sicuramente è un problema che c'è e che è molto attuale rispetto al lavoro che io ho svolto. Infatti io sono laureata in giurisprudenza, mi sono specializzata in modo particolare in diritto penale e ho avuto modo sia con la redazione della mia tesi sia poi successivamente con l'esperienza di tirocinio di focalizzarmi sul diritto minorile e in particolare sugli strumenti alternativi al ricorso alla pena detentiva. È un tema abbastanza attuale che sta prendendo piede anche con riferimento agli adulti. Si mira in qualche modo a superare il concetto tradizionale di diritto penale come punizione per arrivare a sanzioni diverse che soddisfino maggiormente le vittime dei reati, che consentano una reintroduzione più efficace all'interno della legalità, della società diciamo virtuosa, che consentano di trovare lavoro più facilmente e che sono in qualche modo consolidati per quel che riguarda i minorenni un po' in tutti i paesi civilizzati. E avevo preparato infatti questa prima slide che riguarda il momento in cui si sono sviluppati i principi fondamentali in materia minorile. E solo nel 1989 in realtà al minore è stato riconosciuto lo status di titolare di diritti. Prima di questo momento sicuramente i ragazzi venivano visti come soggetti deboli da proteggere, da tutelare, ma tradizionalmente al bambino non era mai stato dato il valore di persona in sé se non come futuro adulto. Anzi, nelle società antiche addirittura i bambini erano di proprietà dei genitori, di proprietà dell'autorità paterna. E solamente appunto a partire dagli anni '80 si è sviluppato un interesse internazionale sia da parte delle Nazioni Unite, che appunto poi alla fine degli anni '80 hanno emanato questo importantissimo documento che ha costituito la base per
lo sviluppo di tutta una serie di principi ulteriori, ma sia anche da parte del Consiglio d'Europa. E mi sembra appunto emblematico il fatto che sia in Svizzera il primo progetto di un'autonoma legge di diritto penale minorile sia del 1986, e anche in Italia siamo proprio in quegli anni quando viene emanata una disciplina di diritto penale e di procedura penale minorile autonoma. Si tratta appunto di tutta una serie di principi che molto spesso non sono vincolanti, non hanno un'autonoma rilevanza giuridica, ma invitano gli Stati ad avere maggiore attenzione al tema della protezione dei minori, ma anche della considerazione dei ragazzi come persone a sé, non appunto come futuri adulti. Tutto questo si è trasposto dal punto di vista penalistico in alcuni principi fondamentali. In primo luogo, la centralità del minore autore di reato. Può sembrare una cosa banale, ma il principio per cui se un minore commette un reato, lo Stato lo prende in carico considerandone la psicologia, le condizioni familiari, le condizioni economiche, le condizioni scolastiche, e questo avviene sia in Italia, dove è obbligatorio in ogni caso di procedimento penale, sia anche in Svizzera, dove non è obbligatorio, ma perizie o comunque indagini sociologiche, psichiatriche vengono possono essere in ogni caso in cui sia necessario, nella prassi quasi sempre, è un principio completamente opposto rispetto a quello che normalmente vige nel processo penale rispetto agli adulti. Si dice infatti che nel processo penale ordinario il processo penale è un processo penale del fatto, è assolutamente vietato fare indagini personologiche, psicologiche, psichiatriche del soggetto nell'ambito del diritto penale, proprio perché si giudica il reato che è stato commesso e non la persona. Il fatto che nel diritto minorile questo principio sia sovvertito significa che c'è un'attenzione alla persona, perché questa non deve essere sanzionata dallo Stato, ma deve essere accompagnata, educata e protetta. Quindi il diritto penale acquisisce un'altra veste, che è appunto quella della protezione. Sempre nella stessa ottica si colloca un ulteriore principio fondamentale, che è quello per cui allo strumento processuale si ricorre solo nel caso in cui sia estremamente necessario. Tutti gli strumenti internazionali chiedono agli Stati di individuare strumenti alternativi al ricorso al processo, molto spesso attraverso una mediazione con la vittima, una conciliazione, una riparazione. In questo caso è molto interessante l'esempio svizzero, che prevede che già l'autorità inquirente, cioè quella che fa le indagini ancora prima di arrivare a giudizio, possa sollecitare il minore a riparare il danno causato, a parlare con la vittima, a partecipare ad esempio a corsi educativi, penso ad esempio ai reati in materia di circolazione stradale oppure ai reati legati agli stupefacenti, e se il minore ha un percorso positivo fuoriesce dal circuito penale direttamente senza neanche andare di fronte a un giudice. Anche nel caso in cui sia necessario il ricorso al processo penale, poi gli strumenti internazionali sollecitano a ricorrere alla privazione della libertà solamente nei casi in cui questo sia assolutamente necessario. Sicuramente, infatti, in ambito penale non si può prescindere perlomeno dal minacciare la sanzione della privazione della libertà, perché nei casi più gravi è l'unica sanzione che può funzionare sotto il profilo della prevenzione generale, ovvero sia non si commettono alcuni reati perché si ha timore di finire in carcere. Ma si tratta di una sanzione che non è educativa, che etichetta una persona molto giovane come un delinquente e che quindi potrebbe portare al risultato opposto di far sentire il ragazzo come ormai appunto etichettato, stigmatizzato come tale, non poter più trovare lavoro, non riuscire mai più a reinserirsi nella legalità. E infine ho messo questa parte sulla direttiva dell'Unione Europea, nonostante non abbia diciamo riguardato in via diretta la Svizzera, però emblematica del fatto che sono tutti argomenti ancora in itinere. Molto c'è da fare per armonizzare quelli che sono i principi, tradurli in istituti e fissare appunto dei requisiti minimi. Le direttive infatti stabiliscono degli standard minimi a cui tutti gli stati si devono rifare, possono essere incrementati le tutele, le forme di tutela, ma al di sotto di questi non si può andare. Io volevo giusto fare una domanda. Prima hai parlato di una percentuale,
fra reati commessi fra cittadini residenti e fra minori residenti e minori non residenti. Sì. Ma tu sai anche la percentuale di reati, l'incidenza della percentuale in confronto fra l'Italia e la Svizzera, per esempio? Allora, possiamo andare un po'? Sì, assolutamente sì. E infatti, prima di individuare come si traducono questi strumenti internazionali nei due ordinamenti che ho studiato nell'ambito della mia tesi, quindi in Italia e in Svizzera, è utile andare a vedere quali sono i contesti di riferimento. Guardando le statistiche sono piuttosto interessanti. Ho fatto, diciamo, delle percentuali molto simili sono le percentuali per quel che riguarda i reati di furto, che si attestano appunto al 23-24% sia in Italia che in Svizzera. Molto più elevata è la percentuale di reati legati agli stupefacenti. Questo essenzialmente avviene perché in Svizzera è reato anche il consumo di stupefacenti, in Italia no, quindi la percentuale è più elevata per quello. Per quel che riguarda i reati con violenza alla persona invece è abbastanza allarmante la situazione in Italia. Faccio presente che all'interno delle statistiche svizzere non vengono considerati alcuni reati, come ad esempio l'estorsione, come ad esempio il sequestro di persona, come ad esempio la violenza sessuale, che apparentemente quindi non sono stati commessi da soggetti minori, ma può anche essere che non siano stati considerati nel campione. In ogni caso la percentuale è particolarmente più elevata in Italia, dove quindi si assiste a un maggior numero di reati commessi con violenza alla persona. E più elevata è invece la percentuale di ragazzi che viola le norme sulla sicurezza stradale in Svizzera piuttosto che in Italia. Violazione delle norme di sicurezza stradale sono per la guida dei motoristi? Per la maggioranza, sì. Perché evidentemente loro i maggiorenni per avere la patente, quindi stiamo parlando quella di motorini. Sì, in Italia sono molto così base, ma anche lì però forse per una distinzione del tipo di reato. Ma quello sono essenzialmente guida in stato di ebbrezza. Per la maggior parte, e per cui tendenzialmente il reato è abbastanza simile anche come livello di. Però anche qui c'è una differenza sostanziale. Sì, qui la differenza è notevole, ma sì, uno direbbe che sono i ragazzi italiani sono più spregiudicati e invece forse fanno più controlli. Forse fanno più controlli, quello. Mi viene da pensare, però. Io voglio capire. Si parla di una cosa che potrebbe avere contorni diversi, in che senso? Cosa significa essere minore in Italia? Da che età sei minore fino a che età sei minore anche in Svizzera? Perché qua in Italia spesso si usano i minori per fare i reati, perché quando vengono presi dalla polizia vengono poi rimandati a casa. Sì, è così. Ma ecco, che età? Da zero fino a è considerato minore? In Italia l'imputabilità sorge al compimento del 14° anno. 14 anni? Sì, in Svizzera al decimo. Sì, ma per esempio non è ammissibile la pena privativa della libertà prima del compimento del 14° anno, quindi poi come vedremo la Svizzera presenta sia sanzioni che misure educative specifiche per i minorenni, quindi è un'impronta che è sì penale formalmente, ma è molto orientata alla protezione dei minori, quindi i ragazzi entrano nel circuito penale, ma non nell'ottica appunto di finire in prigione, nell'ottica di ricevere un sostegno che può avvenire attraverso figure professionali specializzate piuttosto che terapeutiche nel caso in cui questo sia necessario o appunto attraverso la frequentazione di corsi, rapporti con le vittime piuttosto che con gruppi del privato sociale, lavori di pubblica utilità, non appunto come una sanzione di collocamento in istituti chiusi. Quindi anche in Svizzera cioè, si registra anche in Italia che nell'ambito familiare cioè, spesso ci sono delle violazioni di questi minori, che spesso accade all'interno del nucleo familiare la violazione di un minore. Sono molto diversi i tipi di reati, sicuramente non capisco bene la domanda. Allora, soprattutto quando si tratta di violenze fisiche, diciamo così, a sfondo diciamo, sessuale, spesso rimane nell'ambito familiare, perlomeno qua in Italia, leggendo la stampa, si evince questo qua. Certo, però qui sono vittime, non sono le vittime. Minori, sì. Fra minori e minori. Sì, diciamo che minore.
Sì, sicuramente questo è un fenomeno che è molto diffuso e è anche difficile da reprimere perché molto spesso sono cose che si scoprono anni dopo e c'è molto da lavorare. Un ulteriore problema che io ho riscontrato è che i ragazzi che hanno una famiglia alle spalle vengono seguiti di più, hanno accesso ad alcuni strumenti che altri ragazzi non, a cui altri ragazzi non possono accedere e ad esempio visitando le varie comunità che sono una via di mezzo, diciamo, fra lo svolgimento di attività sociali, potendo dormire a casa, frequentare la scuola normalmente e la realtà carceraria, sono realtà aperte in cui però si sta lì, si frequenta la scuola lì, si è obbligati a seguire dei corsi, per la maggior parte sono ragazzi stranieri, ragazzi che non hanno una famiglia che li supporta alle spalle e che quindi devono stare lì perché non hanno appunto qualcuno di affidabile che si prenda cura di loro, oppure sono ragazzi con seri problemi psichiatrici, psicologici che quindi hanno bisogno di un sostegno costante. C'è sicuramente un'enorme differenza nel trattamento dipendente dalle condizioni economiche della famiglia. L'ultima domanda del vostro zio. No, ci Che mancherebbe. prescrizione ci sta? Cioè io faccio una violenza, compio un reato oggi, nei due ordinamenti posso essere perseguito per quanti anni prima della prescrizione? Esiste una prescrizione per vari tipi di reati Sì, minorenni? esiste in entrambi gli ordinamenti e dipende dalla gravità del reato, perché in entrambi gli ordinamenti è legata alla gravità del reato, quindi a seconda di quanti anni di pena minima e massima sono previsti per un determinato reato, aumenta o diminuisce La il tempo prescrizione. necessario a prescrivere. E dunque, quindi questo era per fare un'analisi generale, diciamo, dei principali reati che vengono commessi dai ragazzi per avere una percentuale dell'uno e dell'altro ordinamento. Al di là appunto di queste differenze fondamentali, comunque non si tratta di casi di paesi completamente diversi sotto il profilo della delinquenza. Non so se si sta scaricando la batteria. Sì, sta scaricando la batteria. Ci abbiamo il caricatore, adesso lo mettiamo subito. Virgola pubblicità. Via con la pubblicità, va bene. Grazie. Quindi, analizzato appunto questo profilo sotto il punto di vista fattuale, è molto interessante andare a vedere come questi due ordinamenti che applicano entrambi i principi internazionali, aderiscono entrambi a questi principi appunto di educazione, di protezione e aderiscono alle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa, come traducono nei loro istituti, nei meccanismi processuali questi principi. In particolare l'elemento delle giurisdizioni è molto interessante perché dimostra come l'approccio è completamente diverso. Io mi sono concentrata nella mia tesi e anche qui sui cantoni della Svizzera francofona perché all'interno della Svizzera ci sono poi due modelli che sono abbastanza diversi, anche se comunque tendenzialmente improntati al principio di continuità e al principio di personalizzazione della sanzione. Nella Svizzera francofona in particolare c'è un'unica autorità che si occupa già dalla fase delle indagini preliminari di seguire il minore, eventualmente di richiedere misure cautelari o comunque di ricercare le fonti di prova, di decidere, funge anche da autorità giudicante, nei casi meno gravi da sola, e sono circa il 90% dei casi, nei casi più gravi decide in un collegio di cui fanno parte altri due giudici, sia anche dell'esecuzione della sanzione, quindi di accompagnare il minore tendenzialmente nello svolgimento di attività di pubblica utilità o comunque nella diversa sanzione. Per controbilanciare questo enorme potere che ha questa autorità, si prevede poi la possibilità di ricusarla in qualsiasi momento, cioè di obbligarla ad astenersi per evitare ipotesi di accanimento contro un determinato ragazzo. Quindi appunto un principio di continuità della presa in carico proprio perché si dice che la persona, l'autorità che ha seguito il minore fin dall'inizio è quella più adeguata a decidere, a capire se deve o non deve essere dichiarato colpevole, qual è la sanzione o la misura più appropriata per lui. Quindi
Completamente diverso è invece l'approccio italiano, che si basa appunto su principi di imparzialità e di specializzazione. L'autorità inquirente, quella che fa le indagini e che costituisce l'accusa in giudizio, non può mai essere l'autorità che giudica, che decide sul minore. L'autorità che decide è sempre collegiale, si compone di due giudici ordinari che hanno passato il concorso in magistratura e due esperti di scienze umane, proprio per sottolineare la necessità di comprendere il minore, che ha un pari peso, un pari rango rispetto a quella appunto di conoscenza del diritto e di utilizzo degli strumenti processuali. E in Svizzera poi questo principio di continuità fa sì che già l'autorità inquirente possa rinunciare a esercitare l'azione penale, quindi a far partire il processo in senso stretto. Questo in Italia non può mai accadere, per se ci sono indizi di una certa rilevanza che un reato sia stato commesso da una certa persona, quella persona deve necessariamente andare davanti a un giudice, anche se è minorenne. Passando poi agli strumenti alternativi al processo, la Svizzera è un esempio particolarmente interessante perché proprio dal momento che l'autorità inquirente ha questi poteri discrezionali di non andare davanti a un giudice, si prevedono appunto, come dicevo prima, ipotesi di risarcimento del danno, di mediazione, di conciliazione con la vittima, ma anche con soggetti diversi, se la vittima legittimamente non vuole avere alcun contatto con l'autore di reato, che permettono l'interruzione del procedimento prima della fase processuale, sulla base del presupposto che per un ragazzo già il contatto con le istituzioni e con un processo è un trauma, costituisce un'esperienza stigmatizzante che quindi può e deve essere posta in essere, ma solamente nei casi in cui sia veramente necessario e possa essere utile anche al ragazzo, non nei casi in cui invece questo costituirebbe semplicemente un... Ma scusa, se non ho capito bene, quindi sì. In Svizzera c'è un solo giudice che decide, si fa aiutare da consulenti tecnici, psicologi e quant'altro per capire la situazione. In Italia invece c'è un collegio composto da due giudici e due esperti. Sì. Quindi perché dipende dalla Svizzera? Scusa, in Svizzera nei reati più gravi comunque è previsto un organo collegiale, sono tre giudici. Sempre giudici però, quindi. Sì. Non ci so, non sono giudici gli esperti. Anche in Svizzera è prevista comunque la possibilità, che viene sfruttata molto spesso, di effettuare indagini psicologiche, sociologiche, economiche, poi viene presentata una relazione al giudice. Ma posso chiederti una domanda da tecnico? Secondo te qual è il metodo che sembrerebbe migliore? Perché adesso palesemente io sono sempre contrario, più favorevole alla Svizzera e se può contrario al sistema italiano. Però questa volta mi sembra di dire che il sistema italiano pone più tutele verso il minore, soprattutto perché intervengono in una decisione così delicata, così grave, intervengono dei tecnici specializzati, che è cosa che il giudice qualche volta, proprio in virtù della sua carica, vede delle situazioni, ne vede talmente cose che si può fare un preconcetto su determinati tipi di reati. Quindi, in questo caso a me sembrerebbe più pertinente la situazione italiana. Sì, diciamo che la specializzazione della giurisdizione minorile e anche dei servizi minorili è un po' un orgoglio italiano, si può essere d'accordo o meno, ma è comunque un sistema che funziona e presenta, se non altro, una particolare specializzazione, anche il fatto che i giudici scelgono e si specializzano per poter diventare giudice minorile, anche il giudice ordinario. E anche il tribunale è un tribunale, appunto, un tribunale dei minori, separato, che quindi è separato pure fisicamente. Procura, sì. Devono avere una particolare specializzazione per poter diventare giudice, devono appunto essersi formati in ambito minorile. Sotto questo profilo sicuramente è un buon sistema. Anche il sistema minorile svizzero, noi magari avendo una formazione in diritto più italiana ci sembra molto strano questo fatto che l'autorità che fa le indagini possa anche essere chiamata a decidere, perché per noi è un sovvertimento in qualche modo del sistema che siamo abituati a conoscere. Comunque non si può dire, funziona anche lì. Funziona anche lì. Sicuramente.
E poi io ti interrompo sempre, tu devi scusarmi, ma qui si chiama dialoghi, cioè, la conferenza è comunque interessante, però cerco di dare degli spunti anche di discussione. Certamente. E appunto sempre sotto questo profilo loro danno la possibilità, la discrezionalità dell'autorità inquirente sull'esercizio dell'azione penale, è un dato che io reputo abbastanza positivo, perché soprattutto in questi casi permette di fuoriuscire prima dal processo nei casi in cui non è necessario far passare un trauma ulteriore, che in molti casi in Italia viene rappresentato dal fatto che si fa l'udienza comunque con le toghe, è un momento molto ufficiale e avviene spesso solo per far pronunciare al giudice e non al pubblico ministero il proscioglimento. E per quel che riguarda la differenziazione delle sanzioni, è il profilo in cui invece la Svizzera risulta più interessante rispetto all'Italia. Partendo dall'Italia, noi non abbiamo un catalogo di sanzioni differenziate, applichiamo ai minorenni le stesse sanzioni previste per gli adulti, con ovviamente diciamo degli sconti in termini quantitativi, con accesso alle misure alternative come appunto l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, con tetti di pena più alti. Questo è quello che avviene nei confronti dei minori, tant'è vero che tendenzialmente non si arriva quasi mai alla condanna, ci si ferma prima davanti al giudice, si sospende il processo e si fa una messa alla prova prima di condannare. In Svizzera invece è presente un codice penale minorile con sanzioni previste appositamente, specificamente per i minorenni, sanzioni e misure educative e terapeutiche, che sono misure che sono state introdotte in Svizzera e sono state copiate dall'Italia nelle nostre misure di sicurezza, anche se non altrettanto bene, perché per i minorenni non abbiamo fatto misure differenziate e autonome. E sono previste appunto misure che vanno dal semplice affidamento all'autorità dei genitori, a un professionista, fino al collocamento in istituti aperti, che è diciamo la forma più diffusa di collocamento, oppure in istituti chiusi, che possono tendenzialmente sono di tipo terapeutico per curare tossicodipendenze o comunque problemi psichiatrici. La pena più utilizzata sia in Italia che in Svizzera è quella che comporta un lavoro di pubblica utilità. In Svizzera si chiama prestazione personale e sono stati appunto 5.600 i ragazzi condannati a questa pena nel 2016. In Italia è la messa alla prova e sono stati 1.700. La pena privativa della libertà è poco utilizzata. È comunque interessante l'esempio svizzero, che prevede che per i minorenni non possa superare il tetto massimo dei 4 anni. Anche da questo si vede che ha un'impronta molto educativa, perché nel caso di reati molto gravi 4 anni non è uno strumento repressivo, anche nell'ottica del fatto che i ragazzi sono giovani, hanno tutta la vita davanti, e di appunto farli reinserire nel circuito della legalità, non farli fuoriuscire definitivamente. E quindi appunto in Svizzera c'è un modello qualitativamente differenziato. In Italia no, nonostante sia dagli anni 90 del secolo scorso che la Corte Costituzionale si pronuncia invitando il legislatore a individuare una maggiore differenziazione, ma il legislatore non interviene e la Corte, trattandosi di un interprete del diritto e non di un suo artefice, non può pronunciare le cosiddette sentenze additive, cioè non può aggiungere ciò che non c'è nelle norme. Hai detto che in Svizzera il massimo sono 4 anni di pena. Di pena privativa della libertà. Di prova, di pena, come la vogliamo chiamare. Finiti 4 anni, quindi il ragazzo ritorna, diciamo, pulito, o come funziona? Sì, finiti 4 anni, ritorna comunque, diciamo. Non c'è traccia sulla fedina penale, oppure rimane segnato per tutta. No, dunque, sì, ci sono strumenti di riabilitazione per i minorenni, in entrambi i casi è prevista comunque la possibilità di cancellare la traccia dal casellario visibile ai privati. Bisogna attendere, ora non ricordo se 1 o 2 anni prima di poter fare la richiesta, in cui è necessario un comportamento, insomma, non violare ulteriormente norme penali, non essere sottoposti a nuovi procedimenti penali. Però in entrambi i casi, per
appunto per evitare una stigmatizzazione di un ragazzo fin da prima della maggiore età, si prevedono istituti tali da permettere appunto la cancellazione dei precedenti. Prima dei 4 anni, cioè lui viene poi valutato se sì o no, cioè ok, sei ritenuto adesso pulito, buono, riabilitato per la società, ma mettiamo caso che non venga ritenuto ancora idoneo per ritornare in società come una persona decente, insomma, tra virgolette. Cosa avviene dopo i 4 anni? Comunque il circuito penale finisce. Sono presenti servizi che tengono in carico i ragazzi che hanno problemi, ma anche semplicemente familiari, piuttosto. Questo avviene quasi sempre in realtà per i ragazzi che hanno vissuto l'esperienza del carcere minorile, piuttosto che anche delle comunità o degli istituti, per aiutarli a reinserirsi gradualmente, nonostante... Diciamo, è obbligatorio poi? Diciamo, sì, se è necessario, devono seguire questo. Sì, è istituzionale, sono i servizi. 5 e mezzo, 6 e mezzo di anima sotto un'altra forma. Non in regime di privazione della libertà. No, invece per cose gravi anche tipo ammazzato qualcuno. Per il tetto massimo della privazione della libertà è di 4 anni per i ragazzi. Quindi comunque sia arrivi a 18 e quindi sei maggiorenne, quindi se ne fai un'altra. Se hai commesso a 14 anni, perché se commetti a 17 anni arrivi a 21. Arrivi a 21 e quindi comunque pochissimo in realtà, se fai cose grosse. Sì, però il principio della riabilitazione, soprattutto per un minore, è sacrosanto. Invece la domanda che mi facevo io è di un altro tipo. Siccome la responsabilità, l'ha già detto prima, la responsabilità è spesso delle famiglie, ma si interviene con la perdita della patria potestà nei confronti della famiglia nei casi più drammatici? Se sì, io so che in Italia qualche volta succede, ma rarissimo. Lo fanno molto poco. Diciamo che fra i principi fondamentali c'è tendenzialmente quello di non eradicare il minore dal proprio contesto di vita, anche se il contesto di vita è criminale, criminoso, criminogeno, a meno che non si tratti di casi estremi. Tendenzialmente il minore può essere ad esempio preso in carico in istituti per un determinato periodo di tempo, però è molto molto raro arrivare addirittura alla perdita della potestà genitoriale. E questo tendenzialmente è una cosa che avviene nell'interesse unicamente del minore, quindi se i genitori hanno commesso, sono appunto inadempienti nei confronti del ragazzo, non però semplicemente perché loro magari sono criminali e quindi fanno vivere un ragazzo in un contesto di vita criminoso. Questo tendenzialmente non avviene, proprio perché comunque si considera primario il diritto del ragazzo a crescere nella sua famiglia, nel posto dove è sempre cresciuto. Sì, questo da un punto di vista è sacrosanto. Poi nei casi di vita reale qualche volta a me sembra una follia, nei casi più estremi naturalmente, sì. Perché bisogna proprio per la tutela della formazione del giovane, in alcuni casi forse si dovrebbe intervenire più, sì, in questo senso, ovviamente. Questo è un mio parere assolutamente personale. No, ma è sicuramente condivisibile, anche molto un problema sia per le famiglie appartenenti alla criminalità organizzata, sia per le famiglie diciamo nomadi rom, che molto spesso vedevo, mi raccontavano che i ragazzi in comunità a un certo punto arrivano i genitori e li portano via, e questo conduce a dover mettere il minore in istituto penale per i minorenni, perché se scappi da una misura meno restrittiva e ti riprendono, necessariamente la misura dovrà essere più restrittiva, perché è la famiglia che li spinge a farlo. È sicuramente un problema, però da un altro punto di vista è necessario comunque bilanciare il diritto a crescere con i propri genitori e in quell'ambiente di vita che è capitato. Certo. E, appunto, parlando di esecuzione delle sanzioni, ci sono i servizi minorili che assistono i ragazzi sia in Italia che in Svizzera, sono diciamo tendenzialmente specializzati sui minorenni, assistono i ragazzi non solo nella fase esecutiva ma fin dalla fase dell'ingresso nel processo penale,
In Svizzera la competenza è cantonale, quindi ci sono molteplici esempi, sono o dipendenti del tribunale, i cosiddetti educatori, oppure sono servizi di protezione dell'infanzia che funzionano perché seguono il minore appunto sia nella fase prettamente penale che poi eventualmente anche in una fase semplicemente di assistenza alla reintegrazione prima, dopo o anche durante in parallelo al percorso penale, oppure cosiddette autorità di assistenza riabilitativa. In Italia ci sono i centri per la giustizia minorile che sono appunto molto specializzati e anche si occupano dalle interviste inizialmente per capire appunto le situazioni familiari, le situazioni economiche, le situazioni psicologiche del minore, assistono i giudici nella propongono quella che secondo loro sarebbe la sanzione migliore, seguono i ragazzi, li fanno predisporre piani di intervento, quello che effettivamente dovranno fare per fuoriuscire dal circuito penale e anche loro li seguono eventualmente se necessario fino a anche nella fase successiva, insomma, all'espiazione della pena in senso stretto. E in conclusione, comunque ambedue i sistemi funzionano perché più del 70% dei minori coinvolti nel circuito penale non è recidivo. Sulla recidiva minorile in realtà c'è anche il problema che le statistiche non sono del tutto precise perché quando i ragazzi diventano maggiorenni cambia sia l'ufficio competente a fare le statistiche, comunque non rientrano. In Italia a partire dal 25° anno, in Svizzera dal 18°. Però comunque sono principi che vengono utilizzati, che sono sempre più condivisi. Gli istituti di giustizia riparativa, soprattutto in Italia, sono stati estesi anche agli adulti nel 2015, quindi è un indice del fatto che sono strumenti che funzionano. Servono anche a risolvere il problema del sovraffollamento carcerario e quindi a ridurre la popolazione carceraria a quella che veramente deve essere ristretta e a individuare soluzioni alternative che coinvolgano appunto le vittime, che coinvolgano la comunità e che comportino anche un impegno in termini di sforzo da parte dell'autore di reato. Io ti volevo ancora chiedere una cosa, perché te l'avevo già annunciato prima, mentre ti presentavo, la tua esperienza americana. Tu da tecnico hai avuto modo di valutare anche in America come a grossi linee naturalmente, certamente, come si può confrontare il sistema americano? In America, innanzitutto, il sistema americano è un po' più simile al sistema svizzero, nel senso che è prevista la discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale, quindi anche lì molto spesso non si va a processo, ma sono molto diffusi il cosiddetto probation, cioè la messa alla prova. Hanno problemi di gang molto forti, hanno una violenza minorile e problemi anche di tossicodipendenza minorile molto elevati, hanno strumenti molto più sviluppati di risposta, nel senso che sia in Italia che in Svizzera si elaborano programmi personalizzati, ma c'è forse più in Italia che in Svizzera un problema di risorse, perché evidentemente a seconda di dove il ragazzo vive si può o non si può elaborare un determinato programma. In America, poi dove sono stata io a Denver, era un esempio particolarmente virtuoso, hanno tutta una serie di programmi specifici e specializzati a seconda del reato che è stato commesso, quindi ad esempio per le tossicodipendenze, piuttosto che per i reati sessuali, piuttosto che per le guide in stato di ebbrezza, che sono più standardizzati, nel senso che si prevedono proprio tutta una serie di corsi, ci sono associazioni convenzionate con i tribunali e fanno incontri multidisciplinari estremamente approfonditi. Io sono andata ad alcuni e rimanevo comunque colpita perché passano magari mezz'ora, tre quarti d'ora a parlare di un singolo ragazzo per individuare la soluzione migliore, riuniti insieme i probation officer, insieme a psicologi, psichiatri, parenti della vittima e la vittima stessa che quindi viene chiamata a dire la sua, a parlare. E quindi sicuramente hanno strumenti molto sviluppati
hanno anche problematiche altrettanto sviluppate, perché noi non abbiamo questi problemi di gang così, così evidenti, diciamo. Potremmo sicuramente prendere esempio da loro e dai loro programmi. Questo è molto interessante. Qualcuno di voi ha da fare delle domande? Una domanda, quant'è invece la percentuale dei recidivi negli Stati Uniti? Dei ragazzi. Così no, non so rispondere. E invece rispetto in Svizzera e in Italia hai una casistica un po' più... Il tasso di successo. Il tasso, ecco, il contrario, il tasso di successo di Italia, allora, il tasso di successo. Al momento ricordo il tasso di successo dei delinquenti sessuali, che mi è rimasto in mente perché ho partecipato a quel particolare incontro, che si attestava intorno al 97%, quindi era estremamente efficace, proprio perché vengono seguiti moltissimo e in modo estremamente mirato. Con riferimento a altre fattispecie di reato non saprei, posso sicuramente recuperare i dati, però non li ho studiati e non voglio dire una cosa per un'altra. Questo negli Stati Uniti? Negli Stati Uniti. 97%? Sì. Caspita. Sì. Invece, quali sono, se puoi parlarne così brevemente, le tue esperienze più significative riguardo dei casi umani? Perché poi tu sei comunque... una giovane ragazza che si è trovata a confrontarsi con dei ragazzi poco più giovani e quindi umanamente è anche legato a una certa vicinanza anagrafica. Sì, ma in tribunale ci sono da ragazzi che con tutta evidenza poco si curano di alcune misure e magari provano. È molto difficile la realtà minorile, perché sono ragazzi che vengono da contesti molto difficili, spesso sono poco seguiti dalle famiglie e è anche molto difficile l'approccio psicologico a questi ragazzi. Ce ne sono che molto evidentemente non avevano voglia di fare qualcosa, non sono andati per quello e lì è la bravura dell'assistente sociale a ricondurlo e anche trovare quell'equilibrio che c'è fra indurisco la misura di quanto oppure posso capire che quella giornata per te è stata disastrosa per qualche motivo, ti continuo a dare questa possibilità. Ci sono stati casi tipo uno che aveva l'obbligo di non uscire dal comune di Roma, straniero, si era perso e è andato a chiedere ai carabinieri indicazioni stradali e l'hanno arrestato e l'hanno riportato chiedendo l'indurimento della misura. Sono realtà molto, molto diverse. In comunità, per quello che io ho potuto vedere, sono soprattutto ragazzi abbandonati o con serissimi problemi psichiatrici. E lì ho visto che fanno un bellissimo lavoro, perché sono posti molto spesso privati, sovvenzionati dallo Stato, ma privati, in cui fanno l'orto, fanno attività artistiche, musicali, crescono insieme, ho assistito a un'opera, a una rappresentazione teatrale in cui dipingevano se stessi prima di entrare in comunità con tutte le difficoltà che avevano e erano orgogliosi di quello che facevano. Il problema che riscontrano spesso è anche continuare a tenere quel tipo di atteggiamento una volta che sono usciti, perché poi dicevano, poi io torno a casa e passa un po' di tempo, ritrovo gli stessi problemi che vedevo prima ed è difficile. Però in molti dicevano ho trovato lavoro, piuttosto che nel frattempo mi sono diplomato, mantenevano i rapporti, quindi molto entusiasmo per tutto quello che riescono a fare. Questo è in Italia, in Svizzera o In Italia, sì, in entrambi i casi. Anche in Svizzera, devo dire, organizzano, non credo che siano, per quel che riguarda le comunità, da quello che ho potuto vedere sono più approfonditi e più diversificati i programmi di trattamento in Italia. In Svizzera sono più standardizzati, fanno meno cose diverse, però sicuramente vengono assistiti e vengono assistiti anche dopo in entrambi i paesi. In questo caso, se la percentuale più alta è di ragazzi con problemi psichiatrici,
c'è in qualche modo un fallimento della scuola o comunque del sistema scolastico che non intercetta questo malessere nei primi anni, cioè si parla tanto di bisogni educativi speciali, hanno fatto 10.000 corsi, però alla fine questi non vengono identificati e assistiti magari in un'età giovane, sì, che potrebbe evitare il reato. Anche quello. No, la scolarizzazione è alta in Italia, eh? No, indubbiamente è così. E poi comunque in Italia alcune realtà, non tutte, sono miste, quindi ci sono purtroppo, perché mancano, diciamo, le strutture, anche casi in cui insieme ai ragazzi che hanno commesso reati ci sono ragazzi che hanno appunto problemi psichiatrici, che non hanno commesso reati e stanno insieme perché, diciamo, necessitano cose simili. Anche questo, da un lato, alcuni lo criticano perché i ragazzi che hanno effettivamente commesso reati potrebbero influenzare gli altri. Chi lavora lì in realtà è abbastanza contento di questa realtà, perché da un lato non si etichetta come delinquente il ragazzo che effettivamente ha commesso un reato, si permette ai ragazzi di vedere realtà diverse di provenienza e anche psicologiche interiori dei ragazzi. Quindi non è necessariamente un dato negativo il fatto che possano essere insieme, nonostante abbiano avuto percorsi istituzionali e diversi. Quindi un sistema di signaling nelle prime fasce di scolarizzazione potrebbe prevenire, sì, un numero di reati. Quindi questa dovrebbe essere la... Sicuramente l'assistenza è fondamentale e il diritto penale deve intervenire come ultima risorsa nel caso grave. È difficile far arrivare in modo capillare nelle scuole l'assistenza che dovrebbe arrivare, ma sicuramente quella sarebbe la soluzione, dare assistenza dove ce n'è bisogno nel momento più tempestivo possibile. Grazie. Io ero curioso. Una curiosità mia. Oggi il giudice, nella valutazione della pena, fa entrare in merito anche le riprese sui social, sui telefonini, perché molte vittime vengono riprese quando sono violentate, cioè esiste un limite alla presentazione di prove a carico di un minore o no? Filmare costituisce una fattispecie di reato a parte, ecco. Quindi è proprio un reato diverso e si risponderà di due reati, eventualmente di violenza sessuale e di pornografia minorile. E quindi in quel caso ovviamente non solo ne deve tenere conto, ma non è neanche un aggravante, è un'ulteriore fattispecie di reato, quindi assolutamente sì. Quindi si pulisce il branco, quindi tutto quanto, ai minorenni, in genere. Sì, la disciplina del concorso di persone, se si fa una cosa insieme non conta chi materialmente ha fatto la ripresa, ma se tutti insieme erano lì e erano d'accordo nel farla, vengono tutti puniti per quel reato. Ma invece io ero curioso in tema di prevenzione, era una cosa che esula un po' naturalmente dalle tue competenze, però ero curioso di sapere il tuo pensiero riguardo un tema di stretta attualità. Noi leggiamo sempre drammatici risvolti di cronaca, di sbarchi di cui la maggior parte sono minori. Come si comporta lo Stato italiano riguardo a queste persone che sono comunque in qualche maniera soggetti deboli che dovrebbero essere tutelati rispetto ai loro compagni sciagura maggiorenni? Si cerca di accoglierli più di quanto non si faccia con gli adulti. Sicuramente la nostra prospettiva è assistenzialistica quanto più possibile. C'è un problema di risorse che sicuramente costituisce un ostacolo, però quello che si fa è sicuramente cercare di accoglierli in comunità dove non dovessero avere genitori o comunque di aiutarli. La prospettiva è sempre quella di protezione e di tutela dei minori. Anche per gli immigrati, quindi. Sì. È difficile pure identificare questa gente. È difficile capire l'età, bisogna fare delle indagini scientifiche. Le radiografie per capire. Quanti anni c'hai? Non parli italiano, non parli niente. Ma sì, ma uno si aspetterebbe che dicano di essere minorenni, invece anche anche nel caso di criminalità, a volte si dicono maggiorenni, invece sono minorenni.
perché hanno paura di entrare nel sistema istituzionale, anche se in un'ottica di loro protezione dicono di essere maggiorenni perché sperano di essere lasciati a loro stessi. Cioè perché se sei maggiorenne, secondo me rischi anche di più. Sì, cioè, rischi la sì. Pena da adulto, non da ragazzo. Cioè, preferirebbero andare in guardia o... No, questa è più la prospettiva non criminale, non criminologica, ma diciamo di immigrati che arrivano e si dicono maggiorenni, nonostante avrebbero molte più tutele, non sanno o comunque hanno questa prospettiva per cui non vogliono entrare nel circuito istituzionale. Nel profilo di un giudice minorile in Italia e Svizzera, che differenza c'è tra un giudice normale e un minorile? Fanno fare dei corsi di psicologia particolari per capire i minori, oppure non so, lo buttano sul campo e fanno fare un training? No, per diventare giudice minorile occorre avere una specializzazione particolare, si formano delle graduatorie e bisogna aver appunto partecipato a corsi in materia minorile piuttosto che avere appunto una formazione minorile, avere fatto degli studi in ambito minorile, avere delle pubblicazioni e poi sulla base di si fa domanda, i giudici fanno domanda per diventare giudici minorili e c'è una graduatoria. Tu lo faresti? Indubbiamente sì, è gratificante, cioè difficile, però poi se uno riesce a raggiungere risultati è anche gratificante. Estremamente gratificante, anche perché poi i ragazzi sono il futuro, quindi è la vera soddisfazione riuscire nei casi difficili a far rientrare, a recuperare qualcuno e a farlo entrare davvero nella legalità, neanche rientrare, ma farlo entrare nella legalità, quindi trovare un lavoro e a farlo stare nella collettività. C'è una domanda, una curiosità che mi sta venendo. Un bambino svizzero viene in Italia, ha 14 anni, viene in Italia e uccide una persona. In quel caso la pena, lui sta in Italia e quindi dovrebbe scontare l'ergastolo, per esempio. Sì, non si dà la pena. Il bambino può chiedere di essere giudicato in Svizzera o di andare a avere la possibilità della giustizia svizzera? No, il processo avviene in Italia. Se il reato viene commesso in Italia, la giurisdizione è italiana. Poi, tra l'altro, la giurisdizione italiana tende molto ad attrarre a sé. E da noi basta che un frammento di condotta, si dice, venga commesso in Italia e è competente il giudice italiano. Quindi adesso non so perché l'omicidio deve necessariamente avvenire in... No, perché il fatto che c'è che in Svizzera al massimo è 4 anni di detenzione, sì, mentre invece in Italia potrebbe essere maggiore, sì, maggiore però, perché il diritto penale è un presidio dello Stato, dell'ordinamento statale dove ci si trova. E se un reato è commesso in un determinato stato si risponde secondo la legge di quello stato, non secondo la legge dello stato di appartenenza. Salvo gli accordi per rimpatri, sì, eccetera. Sì, sì, però che il processo... Che proprio paesi del Nord Africa, per esempio, è molto difficile. Innanzitutto individuare lo stato di provenienza e poi fare gli accordi non vengono generalmente rispettati, questo lo sapevo anch'io, non sono un tecnico, non leggo sul giornale. Comunque, era molto bella la cosa che ha detto, né? Se la giustizia minorile funziona, di fatto si salva una vita. Eh sì, è così. Bene, ci fermiamo qui o c'è qualche altra domanda? Un'ultimissima curiosità, ma è veramente piccola. Hai detto che in Svizzera ci sono due modelli di giustizia minorile, sì. Capito, la francofona e l'altra, immagino, quella tedesca, sì. Qual è la differenza maggiore tra i due? Succede? La differenza... E perché hanno dovuto inventare due? Giusto perché appunto, i tedeschi sono un settore un pochino... Perché tradizionalmente la competenza di procedura è cantonale. Quindi ciascun cantone originariamente aveva il proprio sistema leggermente differenziato
e si sono evoluti, diciamo, in modo più simile ai cantoni francofoni e i cantoni tedeschi. Poi adesso è diventata di competenza federale, si è mantenuta la possibilità di scegliere fra questi due sistemi. Tendenzialmente i cantoni francofoni scelgono il sistema loro proprio e così anche quelli tedeschi. La differenza fondamentale è che se, come dicevo, nel sistema francese l'autorità inquirente viene anche chiamata a rendere la decisione, o come organo monocratico o come organo collegiale, questo non avviene nel sistema tedesco, in cui l'autorità inquirente diventa poi accusa in giudizio e l'organo collegiale è composto da giudici che nulla hanno avuto a che vedere con le indagini preliminari e poi si occupa anche dell'esecuzione. Sono due sistemi abbastanza diversi, però nessuno dei due comporta, diciamo, una lesione di quei principi internazionali a cui gli stati membri dell'ONU sono vincolati, quindi viene data dal Consiglio federale la possibilità di scelta. Il sistema ladino e ticinese a chi si appoggia? È più simile a quello francofono. Tutte e due, sia il ticinese che il ladino? Sì, mi sembra di sì, il ticinese sì. E... il ladino... Bene. Ringraziamo e Cecilia, ringraziamo tutti voi. Beh, comunque un applauso a Cecilia per essere stata integrata. Speriamo che arriveranno per tutti i minori, ne avremo rete bisogno, gente così. Grazie, buon buonasera. Grazie mille, grazie.